Ciao a tutti ragazzi, qui è Blu che vi parla e oggi sono tornato con voi con questo nuovo video della carriera allenatore con ben 17 minuti, quasi 18 di video, dove in pratica vi andrò più che a parlare di qualcosa, vi narrerò le partite perché come potrete vedere in questo video ho un po' cambiato il metodo del fare i video. Perché mi sono andato a prendere la partita per intero e poi la seziono facendo i full highlights, quindi molte più azioni della partita, non solo i gol, e quindi abbiamo questo video un po' più lungo. Poi, quando ci saranno più gol nella stessa partita, ovviamente ci saranno meno, cioè ci saranno solo i gol. Per esempio, se la partita finisce 4-1, 5-0, 5-1, ci saranno solo i gol, perché fare pure le azioni in una partita già che fa molti gol significa che ci sono molte azioni veramente ottime. Non si finisce più. Si dovrebbe fare poi un video personale per quelle partite. Comunque, cominciamo. La prima partita è Napoli-Juventus, che è la finale di Supercoppa italiana. E sarà una bella partita, poiché vi dico che la vinceremo, ma incomincia un po' male, perché Giandomenico Mesto, come avete visto da quell'azione, si va a infortunare e quindi ci lascia subito per fare entrare Cristian Maggio. Poi avete visto un bel tiro di Insigne, ma vediamo la chicca. Armero recupera il pallone, lo serve a Insigne, scarta Chiellini sulla velocità. Chiellini, guardate, prova a tenerlo ma non ci riesce proprio. Entra in aria, Chiellini ancora da dietro, in mezzo a tre difensori, piazza questo sinistro che fulmina Buffon al minuto 25 e Napoli passa in vantaggio con il gol di Lorenzo Insigne, che in questa partita giocava da titolare al posto di Pandev per scelta tecnica. Quindi la Juve si ritrova sotto e deve ripartire. Ma al minuto 28 Cavani serve Maggio, Maggio che galoppa, supera Ma Asamoah, Maggio, 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 entra in aria, cioè dal limite dell'area un cross dentro per Cavani che incredibilmente sbaglia. Ma ancora Cavani che riesce in dribbling a superare i difensori, col destro Buffon para, già Napoli presente, Juve completamente fuori. La palla sul calcio d'angolo viene messa fuori, Inter controlla, Barzagli gli sta dietro, lo tira la maglia, lo strattona, lo butta giù, tiro di Inter murato da Bonucci, l'arbitro che aveva fatto correre per il vantaggio va a fermare l'azione, ammonisce Barzagli e assegna un calcio di punizione importantissimo per il Napoli. Cavani e Hamsik sul pallone, parte Hamsik, tocco corto per Inter, tiro sfiorato dalla gamba di Vucinic, ma Buffon ci mette una pezza. Per vedere la Juve dobbiamo aspettare il 44esimo, anzi no, perché l'azione viene stroncata sul nascere. Berami per Hamsik, palla per Insigne, ancora verso Hamsik, vince un rimpallo, poi con abilità elude Barzagli, serve Cavani, destro che batte Gianluigi Buffon e regala il 2-0 alla formazione allenata da Bai Blu, che quindi esordisce negli incontri ufficiali per il momento molto 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 bene. Pronti via la ripresa, Cavani, palla dentro per Insigne, incredibile l'errolaccio di Lorenzo il Magnifico. Non è da lui, dopo aver fatto quelle azioni mostruose, sbagliare questi gol. Siamo a ripresa inoltrata, 60esimo, fuori Berami, dentro Donadel, e Donadel subito combina un pasticcio, si perde Vidal, che si inserisce e batte De Santis con una botta micidiale da sottomisura. Quindi la Juve accorcia le distanze, si rifà sotto pericolosamente. Scusate, è da una grande squadra. Bisogna aspettarsi di tutto.
E bisogna star sempre attenti. Don Adele continua a combinarne delle sue. Qui commette un fallo gratuito su Pirlo, che si era liberato del pallone e viene anche ammonito. Poi c'è un'ammonizione anche per Campagnaro, che aveva commesso fallo in precedenza. Dalla punizione, Mirko Vucinic prende la mira. Pepe fa la finta, ma l'arbitro ferma il gioco perché la barriera era avanzata. Allora svanisce lo schema della Juve. Vucinic parte da fermo. Il tiro, la parata di De Santis. Poi Donadel caccia in avanti e l'azione sfuma. Però siamo al minuto 79. Il Napoli riparte. Pandev in velocità. Supera Chiellini. La velocità di Pandev, più fresco di tutti. Ha grande energia. Serve Cavani che da cecchino mette addirittura la palla all'incrocio dei pali, batte Buffon e ipoteca letteralmente a 10 minuti dalla fine qualsiasi speranza di vittoria della Juve. Non mi viene il termine, quindi viene cancellata, diremo così. Comunque, passiamo adesso al menu. Dove vedete, ho preso Boniperti, cioè, ho preso Boniperti, ho fatto un'offerta per Boniperti anche per Doria. E adesso non ricordo. Ah, ecco sì. Qualcuno. Ah, qui ero. Non so, vedevo sto Mattias Aguirre-Garay un po' strano. Comunque. Adesso stavo un po' tra i giovani per vedere chi potevo prendere. Come avete visto, tutti penso che conoscano Filippo Boniperti, gran giocatore. Qui ho sbagliato. Cioè, è un ottimo attaccante, 20 anni, ma uno crede, vabbè, 20 anni se è così scarso non diventerà molto forte. Invece cresce subito. Comunque vado a prendermi anche Moritz Leitner, cioè faccio un'offerta, faccio i 5 milioni e mezzo del cartellino più Donadel per liberarmi di un giocatore veramente inutile e il Borussia accetta, quindi offerta per Leitner, poi riscatto cambiato a 3 milioni per Doria e contratto per Boniperti. Poi va Insigne in prestito, ma Insigne è veramente fortissimo. Roberto Insigne, perché Lorenzo si sa che è forte, ma Roberto Insigne è fortissimo. Mentre il Botafogo pensa al prestito per Doria. Come vedete, adesso la mia rosa è abbastanza completa. Vado a mettere anche Boniperti in lista prestiti, perché comunque avevo intenzione di mandarlo da qualche parte. Adesso io vado a fare una formazione che prima vi ho detto, proprio Napoli B contro Sassuolo, cioè se non l'ho detto adesso non ricordo, però comunque è proprio un Napoli B contro il Sassuolo, perché come vedete tutte riserve, alcune illustri e altre meno. Comunque abbiamo, cioè se è sempre un livello superiore a quello del Sassuolo, ma in questo cazzo di FIFA 13 c'è una cosa scomodissima che si chiama momentum. E veramente rompe i coglioni. Non è possibile che squadre come il Sassuolo diventino il Barcellona in alcune azioni. E allora, come vedete, Team Cap, Fabio Cadessa e Beppe Bergomi, ma la telecronaca la faccio io fondamentalmente. Comunque, vedete Roberto Insigne nella formazione titolare, una new entry importante, in coppia col fratello in attacco 42-24. Comunque, non me lo aspettavo forte insieme, aspettavo un giovane buono, ma direi che veramente è quasi buggato, non lo so, lo definirei molto simile a Boniperti per caratteristiche. Boniperti però è certamente più forte, anche a vedere dalle statistiche. Comunque, pronti via, la partita inizia e il Sassuolo subito attacca. Vediamo, Valeri allarga per Troianiello. Troianiello che serve Laverone, Catellani, ancora per Troianiello, Laverone sulla fascia, non lo ferma Ovini, Laverone, cross in mezzo e nessuno che marcava Richmond Boaci che arriva e batte Ryan al terzo minuto. Dopo un'azione strepitosa, il Sassuolo si porta subito in avanti, subito in vantaggio, ma il Napoli non demorde, adesso. Bisognava trovare il pareggio a tutti i costi, ma il Sassuolo è ancora forte e attacca al minuto di 18. Troianiello, palla per Troiano, Longhi, gira verso Catellani, ancora per Troianiello,
palla in mezzo, Missiroli falciato da Armero che si va a prendere un giallo. Quindi c'è la punizione, Catellani va sul pallone, la barriera avanza, poi c'è un tiro, uno schema che non impensierisce Ryan, che mette in calcio d'angolo. Siamo al minuto 43 e il Kaddouri palla per Lorenzo Insigne, si è allargato Mesto. Insigne vede però il fratello Roberto che aggancia e con questo destro batte Pomini regalando al Napoli il gol del pareggio al minuto 45. Quindi alla fine del primo tempo il Napoli riesce a portarsi sul pareggio. Una cosa molto importante. Pronti via alla ripresa e adesso è il Napoli che subito prova a fare la partita. Roberto Insigne allarga verso Mesto che viene chiuso da Longhi. Allora vediamo Mesto. Rimessa, palla per Insigne. Lorenzo accelera in mezzo a due difensori, la mette dentro Roberto Insigne. Questa volta non sbaglia. Non può sbagliare davanti al portiere così. E fa 1 a 2. Quindi Sassuolo che va sotto contro il Napoli. Ecco una new entry di questo mercato che è Mkhitaryan che va fuori per lasciare spazio a Filippo Boniperti. Ecco subito Boniperti che recupera il pallone al minuto 86, però rischia il Napoli. Il Sassuolo, Troiano, Troiano come Beppe Vergomi che gufa. Troiano mette in mezzo. Longhi fa 2-2. Io quando sento Beppe Vergomi che gufa, proprio viene il nervoso perché appena dice rischiano, prendo gol. Comunque, azione capolavoro nei supplementari con Mesto che porta palla, la serve per Caio, sponda per Boniperti. Incredibile gol, stupendo. Stupendo veramente. La palla portata magistralmente dalla fascia al centro. E il gol stupendo di Filippo Boniperti. Comunque è un Napoli che è molto offensivo. Insigne, c'è una prateria su per Mesto. Insigne che allarga Boniperti. La palla dentro per Insigne di nuovo. Tiro troppo da sottomisura. Pomini para. Quindi non solo il Napoli è andato di nuovo in vantaggio nei supplementari, ma prova ancora ad allargare il margine. È un continuo botta e risposta. Subito il Sassuolo. Troianiello riesce a superare Uvini. Si porta sul fondo, la mette in mezzo, Boaci va col tacco, troppo superficiale, alla fine il Napoli libera, ma Longhi ancora, poi fermato da Insigne, finisce il primo tempo supplementare. Quindi supplementare numero uno che ha regalato tantissime emozioni. Sembra una partita infinita perché il Sassuolo, anche se squadra di Serie B, riesce a far vivere emozioni e a fare azioni incredibili. Partiamo subito col secondo tempo supplementare con Calaiò che ci prova ma viene fermato. Allora il Sassuolo che si butta in avanti, Troianiello riesce a penetrare ma non basta. Allora Napoli che gestisce il pallone con Hiller che serve Mesto, palla per Boniperti, allarga su Calaiò, sponda per Armero. Attenzione a Napoli, Armero, 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 palla dentro per Insigne, ancora verso Boniperti. Questa volta non è spettacolare. Cioè, è sempre un'azione spettacolare, ma non si chiude come quella precedente del primo tempo. Allora il Sassuolo, mancano 8 minuti, prova sempre ad attaccare. Qui c'è un fallo di mani di Uvini, che l'arbitro giudica volontario. Allora, palla dalla punizione che arriva direttamente a Ryan. Rilancio. Valeri stoppa. La mette in avanti. Troianiello. Chiuso. Boniperti. Palla per il Kaddouri. Per Insigne, Insigne, fantastico, e no, e viene fermato. Cioè, non è possibile che FIFA mi fa fare questo, non, cioè, è un gioco che a volte esagera con questi script contro l'utente. Vedete, Laribi che sembra Maradona, Laribi, 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 ma il Sassuolo a un minuto dal termine non può sfruttare perché Laribi era Maradona, ma senza la stessa precisione. Allora il Napoli prova a buttarsi in avanti proprio per guadagnare un po' di tempo. Armero, Armero, Armero. Cos'era questo? Non si sa. La palla regalata a Pomini.
e finisce la partita. Finalmente è finita questa gara. Non se ne poteva più. Era una gara stressante. Comunque, ritorniamo nel menu perché il mese di agosto sta per volgere al termine. E partita con il Palermo alle porte. Partita con il Palermo che potrebbe sembrare facile, ma non lo è affatto perché Palermo gioca in casa e poi non è una squadra molto semplice da battere. Quindi si va a giocare su un campo difficile e ne avremo subito la prova. Cioè, rieccomi, avevano bussato. Comunque, partita col Palermo che sta dicendo molto ostica e lo vedremo dalle azioni. Si può partire. Prima azione del Palermo. Hernandez, porta palla. La metà al centro. Attenzione, trollata la difesa del Napoli, trollata letteralmente, palla che arriva a Miccoli, che non si fa pregare due volte di far gol e mette già in chiaro la partita. Poi abbiamo il Napoli con De Santis che rilancia verso Pandev, la palla che arriva a Cavani, la sponda per Pandev, ancora per Cavani, può essere la volta buona. Attenzione a Cavani, destro! Palo incredibile. Palo che Cavani non si sarebbe mai aspettato di colpire. La vado a buttare, ci vado in mamma, ci a prendere la prima. Bra. Attenzione al Palermo. Palermo che perde palla. Allora il Napoli. Palla per Cavani. Mesto appena entrato. Spreca palla del pareggio. Incredibile. Come può sbagliare Mesto, ma lo ha fatto. Allora al 90esimo Zuniga, palla per Cavani, 1-1, clamoroso. Al 92esimo recupererà, già finito, il Palermo stava assaporando la vittoria, il Napoli invece agguanta un pareggio preziosissimo che permette di esordire in Serie A non bruscamente. Vabbè ragazzi, per la prossima c'è l'ultima giornata di mercato. Se avete dei giocatori che costano poco da consigliarmi, io posso provarli a prendere. E andremo a vedere quali sono le nostre possibilità. Qui è blu, passo e chiudo.